Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi andiamo a girare un video molto pratico, stiamo parlando di germogli e di microgreen. Andremo a vedere insieme a Ramon Colombo come si effettua la fase dell'ammollo o attivazione. Eccoci qui Ramon, allora come si fa questa fase? Allora, la fase di attivazione o di ammollo, perché viene chiamata in entrambi i modi dalle varie aziende, è la fase dove praticamente noi facciamo capire al seme che è finito il momento di stare lì a dormire. Perché tutti i semi, che siano semi convenzionali, quindi quelli che comprate nelle bustine di carote o insalate, o i semi da germoglio, che sono quelli che potreste comprare da noi, comunque semi biologici proprio da germoglio, devono essere attivati. Cioè dobbiamo far capire a questi semi che è arrivato il momento che loro lavorino. Come si fa? Allora, che si debbano attivare questi semi per germogli o per microgreens, l'attivazione funziona esattamente allo stesso modo e si fa in questo modo: si prende la varietà che avete comprato, ok, in questo caso useremo una bieta. Cominciamo a fare anche delle distinzioni. Allora, per quanto noi vogliamo rendere tutto semplice, io vi devo dire le cose come stanno. Il successo arriva anche non facendole. È chiaro che se vogliamo fare le cose però da manuale, ci sono alcune varietà tipo questa, che è una bieta, che per far capire meglio al seme che deve uscire dalla fase di dormienza dobbiamo dargli uno shock in qualche modo. E lo shock come si procura? Si prende il seme, qui vedete che c'è scritto prima dell'attivazione lasciare 12 ore in frigorifero. Quindi io prendo il seme acquistato, decido quanto ne voglio far germinare. Noi solitamente per un barattolo di quel tipo utilizziamo 3 cucchiai da cucina. Quindi prendo i miei cucchiai, li metto già in un barattolo, in un bicchiere, in una vaschetta, dove preferite, qualcosa che avete già in casa, e lo lasciate in frigorifero per la notte. Lui comincia a capire che qualcosa è cambiato, perché arrivare a 3 gradi, soprattutto magari d'estate, è problematico. Quindi il frigorifero dà questo segnale: guarda che siamo in una fase fredda della stagione. Una volta che li prendiamo la mattina, avremo una bella busta bella fresca, come dicono a Milano, prendiamo i nostri semi, i canonici 3 cucchiai, li prendiamo e li mettiamo nel nostro barattolo. Ripeto, alcune varietà, poi nel caso vogliate saperne di più, nel nostro sito ci saranno le distinzioni fra varietà e varietà, però potrebbe essere anche tranquillamente una cipolla, che anche questa andrà nel frigorifero, piuttosto che un basilico, che invece nel frigorifero non ci deve andare, perché è meno sensibile all'escursione termica. Chiudiamo ermeticamente, ecco, un consiglio: le buste tenetele sempre chiuse il meglio possibile, facendo uscire l'aria, usando questa parte sigillata, e o sotto al lavandino della vostra cucina, oppure in questo caso prendendo dell'acqua lasciata, in questo caso lasciate in questo annaffiatoio per qualche ora per far depositare cloro e cose di questo tipo, andiamo a riempire il barattolo fino più o meno alla metà o comunque fino alla copertura dei nostri semi. A questo punto gli diamo una bella mescolatina con il nostro cucchiaio multiuso, cercando di farli comunque tutti andare in ammollo, da lì il nome, perché il termine corretto è attivazione, cioè io vado ad attivare i semi con la pratica dell'ammollo. Infatti sulle bustine troverete per ogni varietà ammollo 1 ora, ammollo 3 ore, ammollo 12 ore e via dicendo. Ecco, in questo caso il seme di bieta è molto leggero, quindi vedete che resta a galla, mentre molti vanno subito sulla superficie rilasciando in alto solo, cioè, i semi sul fondo, no, vanno a fondo molti rilasciando invece solo i semi vuoti. Quindi voi qui li vedete tutti sopra, in tanti casi vedrete sopra solamente i semi vuoti, che potete andare tranquillamente a togliere perché non produrranno nessun tipo di piantina. Quindi lo copriamo sempre con la nostra garza, un bel elastico, prendiamo uno già slegato, 3 giri, lo prendiamo e lo mettiamo come sempre al buio, quindi sotto una scatola, un telo o uno straccio, qualcosa che avete in cucina che tenga questi semi al buio.
e li lasceremo in attivazione per il tempo consigliato sopra la busta. Quindi, semplicemente. Ognuno bisogna seguire le istruzioni. Esatto. Una volta che scade quel periodo, si andrà semplicemente, qui cominceranno questi semi comunque, perché adesso in attivazione cosa succede? Che si riempiranno d'acqua, scenderanno, perché diventeranno più pesanti, scenderanno verso il fondo e rilasceranno solo i semi vuoti. E troverete la mattina, da varietà a varietà qualcosa cambia, un'acqua non perfettamente.